sempre percorsi di istruzione e formazione, gli enti di formazione al quarto anno. Al quarto anno presso l'ente di formazione? Sì, se l'imbalzi, ha riconosciuto la validità del percorso. Tra pochissimo vi sarà un workshop, un dibattito sulla formazione professionale. Di cosa parlerete? Dell'importanza di garantire in tutta Italia percorsi di istruzione e formazione professionale regionali. Tra l'altro la recente sperimentazione delle filiere tecnologico-professionali e la legge che ha introdotto questa sperimentazione prevede anche la presenza di studenti iscritti a questi percorsi, ma l'istruzione e formazione professionale regionale non è presente in tutte le regioni. Il modello da esportare è quello lombardo, che da anni ha percorsi di istruzione e formazione professionale per tutte le qualifiche professionali e infatti la Lombardia presenta ben 171 filiere del tecnologico professionale, perché ha ricompreso anche tutti i percorsi dell'istruzione e formazione professionale. Che cosa succede in Lombardia e che cosa vorremmo proporre in Puglia, a Bari? Avere non solo istituti tecnici e professionali che si collegano opportunamente agli ITS dopo i 4 anni, ma fare anche in modo che in tutte le regioni ci siano ragazzi che come prima scelta si iscrivono a un percorso di istruzione e formazione professionale regionale, quindi per il conseguimento di qualifiche professionali per diventare operatori nei diversi settori, ma che poi possano completare, integrare le proprie preparazioni, completare con un quadriennio, con un quarto anno e iscriversi poi anche agli ITS Academy. Quindi avere una filiera della VET europea veramente tale. Naturalmente i percorsi di istruzione e formazione personale sono più incentrati, hanno il focus sul lavoro e quindi sull'alternanza scuola-lavoro, sull'apprendistato, certo. Ma questo non vuol dire che avere esperienze di lavoro sia meno importante e formativo di un percorso esclusivamente di tipo formale. Per chiarire, un ragazzo che si iscrive a un corso di formazione svolge 3 anni nel CFP, 1 anno nella scuola pubblica per acquisire... No, non è scuola pubblica, no. Sempre percorsi di istruzione e formazione, gli enti di formazione al quarto anno. Al quarto anno presso l'ente di formazione? Sì, se l'imbalzi, ha riconosciuto la validità del percorso. Quindi qualora, stiamo parlando di un ente accreditato dall'imbalzi, la maturità si svolge all'interno... Questa è una novità veramente grande. E poi si svolgono i 2 anni nelle attese. Esatto, però quello che io mi domando e domando stasera agli amici che sono qui presenti veramente a diverso titolo: perché deve succedere solo in alcune regioni e non in tutte le regioni? È vero che in Lombardia c'è una tradizione, come c'è il buono scuola, anche quindi una libertà di offerta formativa molto più ampia, ma è vero che il Ministero del Lavoro accanto al MIM sta investendo moltissimo nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Dunque è arrivato il momento anche di passare da un'istruzione e formazione professionale regionale a macchia di leopardo ad una IFP presente in tutte le regioni. E qui la Scuola Centrale di Formazione, che è uno degli enti maggiori che opera a livello nazionale, si presta e ha dei centri anche a Bari, in Puglia, presta la propria opera e la propria esperienza per raggiungere questo obiettivo. Bene, chiaro. Grazie. Grazie ancora e grazie a Tecnica della Scuola.